Ciao amici di Arthur International Magazine, siamo a Ferrara, Italia, nell'atelier di Giussi Indelicato, la creatrice di questo bellissimo vestito, e oggi siamo qua per scoprire che c'è dietro della sua ispirazione. Seguitemi. Grazie mille per aprire le porte del tuo atelier, veramente per noi è un onore. Sono un'ammiratrice del tuo lavoro di tanto tempo fa, sei una persona amata a Ferrara, a Italia, i tuoi disegni, le tue creazioni sono splendide. E per me è veramente un onore, voglio che parli un po' di te. Sì, io sono siciliana e sicuramente in quello che io creo c'è proprio la mia sicilianità. Chi conosce la Sicilia sa che è una terra piena di arte, di colori, mare, cultura, ceramiche meravigliose, per cui sicuramente in me c'è questa grandissimo legame e grandissima ispirazione della mia terra. Io sono colore, la Sicilia è colore, è una terra colorata, una terra generosa, per cui io attraverso sicuramente la mia provenienza c'è questo. Quando hai scoperto che volevi fare questo mestiere? Praticamente da piccolissima io ho una grande manualità, questa manualità l'ho dovuta comunque mettere in atto. Con qualsiasi cosa, l'ottone, il legno, il tessuto, io devo lavorare con le mie mani. Dopo, vabbè, si è sviluppata in quello che è il mio lavoro d'abbigliamento, però io ho questa grande manualità, questo bisogno di creare con i materiali, per cui ce l'avevo proprio dentro, nel DNA ce l'avevo, sì, subito. I tuoi abiti sono veramente speciali e unici? Ogni abito è una creazione, e parlaci un po' di quello. Il mio modo di lavorare è l'espressione di me stessa, io devo attraverso quello che faccio esprimere la mia persona, la mia personalità, il mio sentire, per cui ogni mia creazione è legata proprio al mio stato d'animo, è un bisogno ed è questa grande fortuna che una creativa è una non solo creativa nel pensiero, ma creativa anche in quello che è poi riuscire a realizzare quello che è in testa, perché puoi avere tante idee, ma aver bisogno di chi poi gestisce quello che tu hai in testa. Invece io ho questa fortuna di riuscire a fare quello che ho nella mente. Per cui c'è questo percorso mio molto istintivo, che poi parte tutto dal tessuto. Sì. Infatti io non disegno mai, le mie creazioni sono pezzi unici, realizzati da me artigianalmente, per cui ogni capo è unico, non ripetibile. L'ispirazione parte dal mio stato d'animo, parte dal materiale. Un po' disegno con i tessuti, cioè è un assemblamento, è un mescolare, è un equilibrio. Infatti la mia caratteristica è anche mescolare diverse fantasie, assolutamente folli insieme, che però le faccio diventare poi il mio stile. Come descriveresti il tuo stile? C'è una tipologia di donna che attraverso il mio abito si riesce a esprimere, riesce a trovare la sua indole, per cui non c'è. Sicuramente ho un miscuglio di romanticismo modernizzato, però sì, non ho una reale identificazione su quello che è il mio stile. Sicuramente amo la femminilità, adoro la femminilità, mai la volgarità. Da me esistono praticamente solo gonne, io amo la donna con la gonna. Comunque c'è un po' un gioco, ci deve essere un gioco nel capo, il capo deve avere poi il colore che tira su, l'energia. Insomma, non è il capo d'abbigliamento normale, c'è veramente tutta una serie di caratteristiche che poi lo identificano. Sì. C'è un segreto per i tuoi abiti, è che stanno bene a tutti, non c'è una misura, ci fai vedere bellissima sempre, a tutti peso, a tutte misure. È vero, innanzitutto sono 30 anni che faccio abiti con le mie mani, da sola,
e credo di conoscere la figura femminile. Per cui ho proprio un mio modo di trattare il materiale, facendo appunto poi capi unici e non avendo le taglie, il mio capo deve avere più vestibilità. E io utilizzo dei materiali giusti, elasticizzati nella parte dove la donna comunque può avere più o meno forme, e la parte bassa è quasi sempre scivolosa, scivolata. Infatti io amo molto i tessuti fluidi, non amo le linee rigide, non amo i tubini, cioè io amo questa donna che è avvolta da questi miei materiali. Infatti c'è questa grandissima fusione, le mie donne, perché le chiamo le mie donne, dicono che poi c'è anche questa cosa che il materiale che io uso è addosso, è favoloso, perché c'è anche questa grandissima comunque ricerca, il tessuto naturale, e poi sì, vabbè, queste linee che esaltano la linea femminile di varie tipologie di donne. Non si può voler solo vestire una donna super filiforme, ogni donna ha la sua bellezza nelle sue forme, per cui è una questione poi di carisma, di personalità, cioè non sono legata a una tipologia di bellezza. La donna è bella nel suo essere, ogni donna è stupenda e io voglio vestire tutte, sì. Tutte, ovviamente tutte con una personalità, perché chi è entrata mai comunque una donna che ha una sua grande singolarità, è un atelier che comunque attrae donne non comuni. Infatti tu sei entrata da me non per caso. E infatti, ecco. Sì, riusciresti a vestire una supermodella, una celebrità molto famosa? Chi sarebbe? Io trovo che la bellezza sia bellezza, cioè non puoi pensare, sono tutte belle. Sì, posso avere una mia idea di... Innanzitutto non amo la bellezza classica. Cioè la bellezza classica che in generale viene, preferisco una donna irregolare, con delle sue, anche un naso importante, anche un viso, cioè mi piace molto la particolarità che poi determina comunque una singolarità. E infatti poi sì, è ovvio, il bello è bello, però c'è anche un bello che non è nei canoni della bellezza, ma che è straordinario. E io sono più per quella bellezza, per cui se dovessi scegliere, non so, non mi viene in mente nessuno, perché tutte sarebbero fantastiche, però sceglierei una donna, sì, con una sua stranezza, un viso... Non lo so, un viso proprio un po' che ha un qualcosa che si stacca dalla normalità. Che stai preparando per sorprenderci per il 2014, la stagione d'autunno che già sta avvicinandosi? Ma le mie sono mille idee e comunque c'è... Io non seguo moltissimo le tendenze degli altri, perché questa è una sorta di abbigliamento di capi artistici, infatti i miei capi non hanno stagione, sono capi intramontabili perché comunque faccio pezzi unici, per cui è una cosa già molto particolare questa. Comunque c'è una tendenza finalmente a un ritorno di grande stravaganza, e io amo la stravaganza, sì, ma quella stravaganza divertente. Infatti io sono poi legata, anche se come dicevo non ho un mio stile, però sicuramente amo gli anni 20, gli anni 30, 70, gli anni 70, perché sono stati anni 20 e 30 di grandi raffinatezze, veramente di una raffinatezza fuori misura, sono secondo me i simboli dell'eleganza. E anni 70 un gioco, perché c'era poi questa rivoluzione, la musica, io sono amante, sono una rocchettara di fondo, per cui ho questa tendenza al romanticismo, ma molto poi contrastato dalla pelle, le borchie, cioè mi piacciono questi contrasti, poi sono una cattiva ragazza di fondo, che se non si vede però lo sono, e dunque c'è questa, sarà sicuramente un inverno... Interessante, sì, perché c'è quella giusta energia.
Come una giornata qua nell'atelier di Giusin Delicato? Entro, è il mio, assolutamente il mio luogo di energia, il mio luogo di energia è una cosa magnifica, che è un'energia che io riesco a trasmettere, per cui questo è stupendo. Cioè, chi viene qui va fuori e poi dice: Giusy, si sta bene da te. Per cui c'è la creazione mia, perché io immediatamente appena arrivo ho la mia zona di creazione, perché tutto è in questo piccolo ambito, avviene tutto, e la creazione che va in base poi alla mia giornata, come sto, al tessuto che ho sotto mano, a quello che ho vissuto la sera prima o come mi sveglio la mattina, e poi questo rapporto meraviglioso con le persone con cui ho a che fare, che veramente non sono clienti, ma sono persone speciali con cui veramente ho instaurato un rapporto meraviglioso. Per cui è un bel luogo questo, un bel luogo. Grazie mille per l'intervista. Prima di partire, una domanda un po' fuori dello comune. Se riusciresti a parlare con Giusin Delicato quando aveva 10 anni, che messaggio hai per Giusy? Che la vita è bella tosta, molto dura, e che bisogna avere sicuramente un punto fermo, senza essere particolarmente ambiziosi, ma credere in qualcosa e farlo con una passione incredibile. Portarti dove non si sa, però bisogna fare le cose con il cuore. Anche se non ti portano a cioè l'ambizione è una cosa che secondo me è automatica, se ci sono delle cose che devono venire, verranno, ma fare le cose veramente con passione, assolutamente. Bene, grazie mille, ciao, ci vediamo.